Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Prima di iniziare il video, due premesse. Una è che mi scuso per il rumore che sentite di sottofondo, in realtà non sono sicura che voi lo sentiate, però io lo sento, è il ventilatore perché è un forno a casa mia, è troppo caldo, io senza ventilatore acceso non riuscivo assolutamente a fare il video senza sciogliermi e quindi ho deciso di tenerlo acceso. La seconda premessa è che se voi fate caso sono vestita in un modo un po' strano perché ho un grembiule da cucina e sto indossando un grembiule da cucina non perché in questo video vedremo un tutorial di cucina, ma perché voglio parlarvi della raccolta punti della COP, quella che si intitola Colora la tua tavola, firmata Egan della linea Campo di Cuori. Però questo video non è assolutamente una collaborazione con la COP, anzi magari la COP mi avesse contattata per una collaborazione, in realtà no. Un canale piccolo come il mio, la COP non la considera affatto, ma io vi faccio vedere lo stesso questa raccolta perché l'ho trovata molto carina, mi è piaciuta, sono riuscita a prendere quasi tutti gli articoli e quindi ho deciso di condividerli con voi, insomma, di mostrarveli. Partiamo dal grembiule che sto indossando, non so in realtà cosa riuscirete a vedere perché non c'è abbastanza spazio nella telecamera, però insomma ci provo. Dunque, questo è il grembiule, sono quelli un pochino lunghi che si annodano così dietro la schiena. Qui c'è la parte in basso, la tiro su così la vedete meglio, c'è questa striscia rossa, poi c'è scritto Campo di Cuori sopra e ci sono questi cuori verdi che vanno a formare una specie di trifoglio e poi il grembiule si indossa in questo modo, quindi si mette dietro al collo e si chiude, quindi sono quei grembiuli, diciamo, che prendono un pochino tutto il corpo. Questo però era fuori dalla raccolta, nel senso che se volete questo potete andare alla COP e comprarlo direttamente senza i punti perché sono quegli articoli che rimangono fuori dalla raccolta. E come il grembiule c'erano altri due articoli che rimanevano fuori dalla raccolta, che sono l'apribottiglie e il tagliapizza. Io li ho presi entrambi perché mi piacevano molto. Mi piaceva molto il fatto che fossero rotondi, fatti in questo modo. Questo è il cavatappi, ho detto apribottiglie prima, in realtà è un cavatappi, scusate. Questo qua, fatto in questo modo, e qui c'è il tagliapizza. Questo l'ho già usato e mi sono anche trovata molto bene. Poi invece con i punti sono riuscita a prendere due coppette, le posate e i piatti per la pizza. Le coppette le ho prese in azzurro, arancione e rosso, questa è fatta così, è molto carina, secondo me sono quelle coppette classiche per la colazione e c'è scritto qui Campo di Cuori. E poi l'altra l'ho presa gialla, rossa e azzurra, l'ho presa fatta così. Mi piaceva moltissimo soprattutto questa parte qua con questo motivo, lo trovavo veramente carino. Poi ho preso le posate, ne ho prese 6, quindi abbiamo due cucchiai, due forchette e due coltelli e le ho prese di colorazioni diverse. Una l'ho presa in una, diciamo, confezione da 3 perché poi sono confezioni da 3. E quindi una l'ho presa in rosso come sfondo e poi c'è il cuore giallo e verde, vedete? E l'altra l'ho presa azzurra con il cuore arancione e rosso, eccola qua. Anche queste io le trovavo veramente molto molto carine. E come ultima cosa ho preso i piatti per la pizza. Poi vi faccio vedere anche la scheda per i punti e vi do due indicazioni pratiche. I piatti per la pizza che ho preso sono questi. Questo è arancione, rosso e azzurro, ovviamente con i cuori, e poi ho preso quello verde, rosso e giallo, eccolo qua. Più o meno diciamo che ho abbinato piatti e coppette, anche se in realtà forse non l'ho abbinato proprio alla perfezione perché questa raccolta è andata letteralmente a ruba e quindi è stato anche difficile trovare sempre disponibili tutti gli articoli, però in qualche modo io sono riuscita a prendere tutto quello che volevo, quindi sono soddisfatta. Questa è la raccolta per i punti. Avete tempo ancora fino al 25 agosto, quindi fino al 25 agosto distribuiscono i bollini, quindi se vi piace qualcosa sappiate che con 10 euro di spesa potete avere un bollino e da 6 a 15 bollini andare a prendere questi oggetti. Se invece volete il grembiule, il cavatappi o il tagliapizza potete andare alla COP e acquistarlo direttamente. Dunque, qui ci sono gli spazi per i bollini, quindi voi andate ad attaccarli qua.
E qua avete proprio tutta la tabella che vi dice quanti bollini sono necessari per ognuno di questi articoli. Poi tenete presente che se volete prendere gli articoli, oltre ai punti dovete avere dei punti sulla tessera SociCop, oppure se non avete quelli potete versare un piccolo contributo, ma è veramente un contributo piccolo. Per le coppette, ad esempio, dovete aggiungere solo 1,50 euro, quindi non è una grande spesa. Se vi piace, se ci tenete ad averle, direi che comunque sono cifre assolutamente fattibili alla portata di tutti. A me piaceva molto, ho cominciato a raccogliere i punti, sono riuscita a prenderli e quindi, insomma, da buona casalinga sono assolutamente soddisfatta di questa cosa. Rendiamoci conto di quello che sto dicendo: la casalinga soddisfatta della raccolta Coop. Forse dovrei dare proprio questo titolo al video, ma in realtà penso che alla fine ne darò un altro perché non sarebbe proprio attinente al contenuto, quindi forse porterebbe un po' fuori strada, però ci starebbe sicuramente bene. Questi sono alcuni dei pezzi della raccolta della Coop. Io i cucchiaini non li ho presi, erano disponibili anche quelli. Se riuscirò da qui al 25 agosto ad avere altri 10 punti, magari vado a prendere anche i cucchiaini. Non lo so, mi interessava in realtà molto di più prendere piatti, coppette e posate. Comunque vediamo se ne avrò altri da qui al 25 agosto, può darsi che io prenda ancora qualcosa. Comunque, questa è la raccolta. Fatemi sapere nei commenti se anche voi avete raccolto questi bollini, se siete riusciti a prendere qualcosa, eventualmente che cosa. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.